Tagore era uno scrittore dell'India, ha vinto il premio Nobel nel 1913. Ha scritto una storia bellissima su un ragazzo che si chiamava Amal. La storia si chiama Il postino del re. Amal è un ragazzo malato, non può uscire di casa. Allora si siede vicino alla finestra, saluta e parla con le persone che passano. È molto amichevole e molto generoso. Ha un sogno. Il sogno di ricevere una lettera dal re. Il re era molto buono. Allora ogni giorno aspettava che venisse il postino del re. E un giorno la grande sorpresa. Non la lettera, ma il re stesso. Il re è venuto a trovarlo. Hanno avuto una bellissima conversazione e poi Amal poteva morire felice perché sapeva di andare a una casa bellissima, di andare dal re dei re. Nel Vangelo oggi vediamo Gesù che manda gli apostoli a portare la buona novella. Loro sono come se fosse i loro postini, i messaggeri. Non hanno un sacco con le lettere. Loro portano il messaggio nel cuore, con la loro bontà, gentilezza, amore. Loro non mettevano le lettere nel busone, ma parlavano al cuore delle persone. Portavano la buona novella. E Gesù non gli mandava uno a uno, mandava due a due, perché il messaggero di Gesù deve essere accompagnato, deve incoraggiare l'altro, deve sopportare anche l'altro, lavorare in equipe, lavorare insieme. Oggi Gesù ne ha bisogno anche dei messaggeri, dei postini, di persone che possono portare il suo messaggio nel mondo in cui noi viviamo. Tutto quello che noi facciamo, tutti i posti in cui noi ci troviamo, possono fare parte di un messaggio, il messaggio della buona novella. E così ogni mattina noi possiamo alzarci e chiedere: Signore, qual è la buona notizia che io dovrò portare oggi? Dove? E a chi? C'è un salmo bellissimo che dice: quanto sono belli i piedi del messaggero che porta la buona novella sulla montagna. Questi possono essere i nostri piedi quando noi ci offriamo per essere i messaggeri del re dei re. Arrivederci, buona domenica e Dio vi benedica.